Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. È quasi ora di pranzo e stavo mettendo a cuocere un uovo perché volevo farlo fritto e mi sono accorta che la consistenza è molto simile allo Jiggly Slime, è lo slime tipo budino. Siccome mi è stato richiesto da tantissimi di voi, oggi ho deciso di fare uno slime uovo Jiggly, visto che comunque la consistenza è simile. Sono troppo curiosa di farlo, quindi iniziamo subito. Oggi io utilizzerò due tipi di colle, sono sempre delle colle viniliche, però la consistenza mi sembra diversa. Una è questa qui, la mia solita colla bianca per legno, va bene qualsiasi colla. Io ho aperto il barattolo perché come vedete l'ho finito, e poi utilizzerò questa qui della Super Azec, che sempre è un tipo di colla vinilica, però resta più trasparentina, ecco, vedete? L'avevo già utilizzata per un altro video slime, quello con i pupazzi, e vi lascio la scheda qui sopra. Per la parte bianca dell'uovo per l'albume potete utilizzare anche la colla trasparente, va benissimo. Questa colla qui dentro, vedete che comunque non ha proprio un color bianco di colla vinilica. Ecco, non so se si nota, però è più trasparente. Adesso aggiungo un pochino d'acqua, di semplice acqua, e inizio a mescolare. Non vi preoccupate per le bolle perché poi scompariranno. Adesso aggiungo un pochino di bicarbonato, un pizzichino, così, e lo mescolo bene bene. Adesso inizio ad aggiungere un po' di acido borico, che è questo qui. Io lo compro nelle bustine di 30 grammi in farmacia, poi scaldo un pochino d'acqua e metto l'acqua calda in mezzo bicchiere e aggiungo un cucchiaino di acido borico. Lo vado ad aggiungere piano piano perché la consistenza non deve essere troppo solida, quindi aggiungo qualche goccina alla volta e subito si rapprende, vedete? Aggiungo un altro pochino di acido borico, una goccina, piano piano si staccherà dalle pareti, come vedete, ecco. Aggiungo un po' d'acqua, quella normale, voglio che sia molto molto jiggly. Non so se vedete quanto è lucido, ecco, guardate quanto è lucido. Resta un pochino appiccicoso come vedete, però a me questa colla piace. E aggiungo un altro pochino d'acqua, voglio vedere fino a che punto arrivo. Ne ho messo un po' tanta, io mi sto divertendo troppo, guardate un po', è bellissimo ed è super lucido, super, veramente bellissimo, super consigliata questa colla. Va bene, basta, adesso passiamo e lo metto da parte. Nel frattempo creo la parte sopra dell'uovo, che è, la facciamo con un altro tipo di colla, questa qui, che è una colla proprio bianca. Questa sì che è con la vinilica, si vede tantissima differenza. Dentro inizio a mettere l'acqua. Ne ho messa tantissima. Adesso diamo il colore al tuorlo utilizzando un colore acrilico, un colorante alimentare, insomma quello che volete voi. Arancio, arancione, giallo, giallo scuro, insomma. Ne ho aggiunto un altro pochino di colorante, il colore direi che è perfetto. Aggiungo un pochino di acido borico, potete anche utilizzare l'acqua per le lenti a contatto oppure il Dixan, però ovviamente vi cambierà il colore, oppure il General. Aggiungo un pizzico di bicarbonato. Se pensate sia troppo liquido, non so se notate quanto è burinoso e jiggly, è lucidissimo. Aspetto un pochino che questo diventi un po' trasparente e poi compongo tutto. Che bello, non vedo l'ora. Ok, adesso apriamo.
il primo slime che ha fatto le bollicine sopra. È super lucido, veramente fantastico. Ho messo lo slime trasparente bianco in questo piattino e sembra veramente l'albume quando sta per cuocersi. Adesso prendiamo l'altro slime, inizio a fare una pallina e come vedete piano piano la pallina diventa lucida, cioè si rammolla, non me lo so spiegare, e la appoggiamo qui sopra. Di quanto è lucido sembra vero, è assurdo. Questo effetto Jiggly mi piace tantissimo, davvero, è bellissimo. Adesso proviamo a staccarlo da qui. Adesso ovviamente lo mischiamo. E allora si assomiglierà al budino, perché adesso il colore un pochettino si attenua. Cioè si allunga tantissimo, è bellissimo. È super crunchy. Oddio. È bellissimo e poi vedete che è super super lucido. E come vedete se lo lasciate stare si distende e diventa proprio la superficie liscissima. Adesso lo metto in questo contenitore e poi ve lo farò vedere quando farò il video sulla mia collezione di slime. Fatemi sapere se volete questo tipo di video lasciandomi un commentino. Io sono troppo contenta di averlo realizzato. Mi piace tantissimo, è molto crunchy. Io vi mando tanti baci e al prossimo video. Ciao!